L'idea nasce dalla volontà di Kimmo di offrire un caffè ai milanesi. Scherzi a parte, è un punto destinato alla degustazione di tutte quante le nostre miscele. Milano è una città molto importante dal punto di vista dei consumi di caffè in Italia. Esiste un'affinità elettiva fra Milano e Napoli e Kimmo, in quanto ambasciatore dell'Espresso Napoletano, ovviamente voleva assolutamente giocare un ruolo qui e avere uno spazio dove poter fare degustare le nostre miscele, ma anche le diverse modalità di estrazione. Lo store Kimmo in via Mercato, proprio nel centro di Milano, sarà aperto per un periodo di 60 giorni. È uno store di 70 metri quadri che offre la possibilità di entrare a contatto con tutta la gamma. Cosa vuol dire? Una gamma che si muove fra innovazione e tradizione, quindi tutti i nostri monoporzionati, le cialde di cui Kimmo è il leader a livello nazionale, le capsule del sistema proprietario 1, le nostre linee di compatibili in espresso, ma anche le linee della moca e la cucuma. Accanto a questo offriamo anche altri prodotti come la pasta al caffè o il liquore di caffè strega e la oggettistica della linea Kimmo Entertainment, una serie di prodotti studiati per incuriosire gli appassionati di caffè come caffettiere, tazzine, coppettielli e tanti altri articoli divertenti e simpatici. Per chi entra in questo negozio vi è anche la possibilità di realizzare gli acquisti direttamente online vedendosi recapitati poi i prodotti a casa. Non è il primo store che Kimmo apre, ne abbiamo già fatti altri a Roma, ne abbiamo uno permanente all'aeroporto di Capodichino a Napoli. Ve ne saranno altri, ma sono sempre store integrati all'interno di un piano territoriale più ampio. Nella fattispecie in questo momento a Milano noi stiamo facendo delle affissioni speciali, delle operazioni di guerriglia marketing e stiamo anche realizzando sampling a casa. Le aree dove normalmente interveniamo sono dunque aree densamente popolate e sulle quali è possibile fare operazioni continuate nel tempo. Nel caso specifico di Milano stiamo parlando di un piano che andrà avanti da aprile fino a giugno.